concordemente attribuite al grande sviluppo della tecnologia delle macchine, è la crisi dell'artigianato, anch'essa cultura che muore, nel senso che la produzione in serie va determinando l'estinzione dei mestieri, una volta fondamento del sistema economico e che contribuivano notevolmente alla elaborazione di tecniche progredite. Oggi, in certe città, sono pressoché scomparsi il fabbro, l'idraulico, il falegname, il vasaio, l'arrotino, il sellaio, il sarto, lo stagnino, il maniscalco, anche se per questo mestiere c'è il gommista. Una rassegna dei mestieri perduti e la ricerca anche nei paesi più tradizionali della regione di quelle tecniche che erano la specialità di gruppi di artigiani che spesso davano una caratterizzazione ad un'intera borgata e paese, porterebbe a un inventario veramente negativo. Questo processo di estinzione ha raggiunto il suo apice nel momento in cui si assiste al fenomeno della disoccupazione e alla crisi della grande industria e mentre, soprattutto nelle città, si conosce come siano richieste e ben pagate le prestazioni, ad esempio, di un idraulico e di un falegname. Le botteghe artigiane diminuiscono, ma la speranza di una rivincita non è del tutto persa, pur nei gravi problemi. La carenza dell'industria, la carenza di apprendisti, l'insufficienza economica e previdenziale. Centri abruzzesi come Pesco Costanzo, Guardia Grele, Adri, Loreto Aprutino, Ano, Teramo, Campri, L'Aquila, Rapino, Pretoro, Avezzano, avevano, ancora conservano, artigianali relative alla ceramica, ai tessuti, ai merletti, alla oreficeria, al legno, al ferro battuto, alle maioliche e terracotte e a tante altre forme. Abbiamo trovato le ultime botteghe di vasai a Lanciano. Si è parlato molte volte nella storia delle tradizioni artigianali e commerciali di Lanciano del fervore con cui i cittadini dei secoli passati difendevano le loro libertà e soprattutto la libertà dei loro commerci. Ci si potrebbe chiedere che cosa resta oggi a Lanciano a testimonianza di ciò. La nostra epoca non lascia molto spazio a queste attività. Il mondo artigianale è in declino ormai da tempo, ma la tradizione, pur nelle grandi difficoltà, è ancora viva nelle botteghe degli artisti della terracotta. I torni dei vasai di Lanciano girano ancora nelle vecchie botteghe di Porta San Biagio, dove pare che il tempo si sia fermato. Lungo la via dei Bastioni esistono ancora i laboratori di questi artigiani. Ma fino a qua? Facciamo tutti articoli, te ami, pendole per i fagioli, le conche abruzzese, giarre per l'acqua, delle brocche, sì. E tutti i tipi di giocattoli, insomma noi qualsiasi cosa che ci ordino lo facciamo, tutta lavorazione a mano. Le macchine nostre sono le mamme. Le mamme, vedo appunto come modellate. Da quanti anni fate questo? Da piccolo.
Avevo 8 anni. E avete cominciato a lavorare qui? A lavorare qui, sempre qui. Sì. Quali sono le varie fasi, i vari procedimenti per arrivare al... Si deve preparare prima l'argilla, che adesso lo mandiamo a prendere a Firenze, e quello nostro non è buono più, la regina. Poi si rimette nel cilindro e si comincia la lavorazione. Dopo fatto si mette le mani, si fa asciugare, si mette le maniche. Quando è asciutto si mette al forno. Si mette prima la vernice e dopo va al forno. Qui si lavora tutto l'anno? Tutto l'anno, sì. E d'inverno? E d'inverno, secondo, quest'anno abbiamo lavorato semplicemente nel mese di gennaio, non abbiamo lavorato perché era molto freddo. Quindi mo avete ripreso e continua ripreso. Fino a novembre, dicembre? Fine dicembre, che tutto va bene. Comunque noi siamo vecchi, nessuno qua. Quanti ne siete qui? Siamo in 3. Cioè lei? E mio fratello che è pensionato e un operaio. Cioè in 3? In 3 continuate. Nessuno dei giovani? No, abbiamo tentato di prendere, non vanno altri a prendere, dice, la base principale, 50.000 al giorno, 20.000 lire. La creta umida sotto i nostri occhi si trasforma nelle 100 forme tradizionali degli orci, dei vasi, dei tegami, e le lunghe fila di vasi che si asciugano al sole ci accompagnano fino alla vecchia porta medievale di San Biagio. Abbiamo provato 13-14 ragazzi e nessuno ha voluto lavorare. Faceva mezza giornata, massimo una giornata se ne andava. Eppure è un'arte che dà soddisfazione, sì, no? Dà soddisfazione, sì. Dà soddisfazione molto. Pur se non c'è margine di guadagno, però ti dà soddisfazione perché crei delle cose che una cosa che male. Ti viene un oggetto alla testa di fare un ambro, un qualsiasi oggetto e noi lo facciamo, perciò ti dà soddisfazione. Più nessuno. Questa è la base principale di tutto. Perciò il mestiere va a finire quando finiamo noi, testa, poi c'è mio fratello che sta Mauro. Quando è finito. Ma molti però intervengono, non so, di autorità politiche, autorità pubbliche per cercare di arrestare. Non è intervenuto mai. Tutta chiacchiera. Cioè... Si doveva mettere una scuola qui d'arte. Tanto vero, ci doveva andare Nino Testa come professore. Il comune a prima di sì, c'è tutto tanti anni, lo facciamo adesso, fra un mese, fra 3 mesi, siamo arrivati alla vecchiaia e non si è fatto più niente, non si è fatto mai niente. E quindi il problema è la presenza. I nostri amministratori portano qui a vedere la gente di fuori, che è l'arte, a vedere, però... Non promuovere una, diciamo così, le fare dai giovani. Apprendisti non ce ne sono. E se ci vengono non si sa che cosa pretendono, per primo. Secondo voi, questo comune di Lanciano dice che i passai, robe terracotta, che sono specializzate, sono buone, sono non so. Ma questi aiuti chi ce lo dà? Chi ce lo dà a noi? Noi da soli. Non possiamo andare avanti. Thank you.
sono, stanno asciugando al sole, sì. No? Cioè prima di passare al forno, no? Questo è dopo il torno. Prima di passare al forno ci vuole almeno 8 giorni. Che devono rimanere ad asciugare all'aperto, no? No, dentro. Questo va all'ombra, fino a quando non si indurisce un po'. Poi deve asciugare tutto dentro e deve essere secco. Si deve riprendere in mano, a dire poco, ne altre 15 volte. Insomma, c'è molto lavoro. A farlo non è niente, ma c'è il lavoro per portarla in finita. Per arrivare poi, queste uscite dal forno... Uscite dal forno, va in vendita. Il forno, dove si mette tutta la roba dentro. Poi... contemporaneamente viene chiuso tutto chiuso qua, e dentro lì c'è la roba dove si cuoce. Qui c'è la bocca da fuoco, sotto bocca da fuoco, qui si mette il fuoco, c'è una camera uguale a questo di sopra, e qui gira tutto il fuoco e va fino a 9 metri di altitudine. L'indomani poi si riprende, si riapre e si caccia la roba fuori, pronto per la cottura. Come vediamo, evidentemente qui Salvadanai è già tutto pronto per la vendita. Sono parole di rammarico per un mestiere che pure tirerebbe, ma che è destinato a finire tre attività estintesi, perché si è trasformata la cornice economica entro cui essi trovavano alimento e vita. Il mondo del lavoro si è andato sempre più identificando, in Abruzzo come altrove, con l'operaio e il tecnico dell'industria. Si estinguerà l'artigianato? Fatti nuovi direbbero di no, per dirla con il giornalista Nicola Adelfi. E con un po' di fantasia possiamo arrivare a immaginare un tipo di economia dove alla progressiva diminuzione del numero dei lavoratori dipendenti corrisponda un analogo aumento di artigiani. Con questo, senza volersi mettere dalla parte di coloro che vedono la nostra civiltà cadere in un nuovo e buio medioevo. L'avvenire non si sa quale sarà, e non si può escludere che gli eventi del tempo, dove il lavoro degli uomini sarà meno retribuito di adesso, ma in compenso più libero e più creativo.